Nuovo comitato per l'ordine e la sicurezza in prefettura a Udine, all'ordine del giorno la sicurezza sui mezzi pubblici dopo l'ennesima aggressione avvenuta la settimana scorsa su una corriera all'autostazione proprio di Udine. Giovanni Taormina. Un'intesa sul potenziamento delle misure di sicurezza sul trasporto pubblico è stato preso tra sindacati a Riva Udine, le varie forze di polizia, il prefetto, nel corso del tavolo convocato a Udine su richiesta dei sindacati, dopo le continue aggressioni sia verbali che fisiche che si susseguono ai danni del personale viaggiante e anche nei confronti dei passeggeri. Un problema complesso come tanti altri, perché a volte vedi anche il coinvolgimento spesso di minori, sono quelli su cui si è concentrata anche oggi maggiore attenzione. Con l'azienda abbiamo concordato e quindi sicuramente sarà anche migliorato il sistema delle videocamere anche sulle tratte extraurbane che è in corso di implementazione, possibilità di proteggere maggiormente gli autisti all'interno dell'abitacolo e poi delle regole di ingaggio che adesso, con la collaborazione delle forze dell'ordine, verrà definita anche con il supporto dell'azienda. Un problema questo più volte sollevato e segnalato dai rappresentanti dei lavoratori. Bisogna agire sulle cause di questi fenomeni, dicono i sindacati. Sono necessari anche dei corsi di formazione per i dipendenti per proteggersi da certe situazioni. È stato avviato un tavolo di confronto nel quale sia la prefettura che la questura e le forze dell'ordine si sono impegnate a collaborare con le organizzazioni sindacali e con Arriva Udine per redare un protocollo, quantomeno dei punti, per aiutare gli autisti a intervenire o quantomeno a sanare delle possibili aggressioni. Una vertenza che trova in prima linea anche Arriva Udine, che da subito implementerà le telecamere sui mezzi. Abbiamo cominciato già ad avere rapporti col prefetto più di un mese fa, proprio per segnalare queste situazioni che noi conosciamo molto bene. L'azienda sta cercando di intervenire in tutti i modi.